Mi sono creato un buon banco all'ombra e ora provo a pulire un po' di pietre per poi fare il dive. Quello che ho portato che voglio fare è una pietra pozza, varie montagnette, colline, questa meraviglia che poi va vista quando è pulita, molto molto bella. Forse il fronte è questo, sicuramente è questo, perché è alla profondità, ora vedremo. Questo è un pezzo unico, cioè è raro trovare una pietra, proprio veramente pietra riparo. Non so, ora va pulita per sceglierne il fronte. Comunque è una gran bella pietra, sì. Varie altre pietruzze che ho visto, che ci sono in altri video. Questa avevo iniziato, molto 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 bella. Questa mi piace perché non è tanto alta e ha questi canaloni, come dico nel video dell'altra volta, dove poi in altezza in fondo c'è le catene montuose e questo specie di vulcano. Poi dopo ce ne saranno altre. Oggi le pulisco, se faccio in tempo domani faccio il Daiza, cercherò di fare un video tutto completo. Ora sto pulendo questa pietra pozza e come si vede cambia, perché anche se è una pietra di fiume ha sempre dei residui tipo calcite, calcare, si è depositato, piccola argilla. Proviamo un po'. Sì, viene bene, questo è un gran bel trapano, c'ha due regolatori, anzi sarebbero tre, ma c'è il regolatore di velocità e il regolatore di coppia. Coppia è la potenza che può avere, che se magari lo sento una pietra delicata, allento la coppia in modo che quando spingo non mi porta via, eh? È un po' più lenta, la velocità è sempre la solita, ma un po' più attuisce un pochino. Questa pietruzza deve essere abbastanza carina perché intravedo tra le due cime un rigo bianco che poi sembra che sparisce, potrebbe essere una bella cascata su in alto nella montagna, si vede da lontano. Ora proviamo a pulire e vediamo. Eccola pulita, non è male, eh? C'è la cascatina, ora perché è solo spazzolata bisogna vedere la bagnata. In più da qui a giù ha parecchie, non so se riuscite a vederle, vediamo un po', sì, parecchie movimento dato dai solchi. La bella di questa pietra è anche che sono due tipi di arenaria, molto, una più, molto più fine sopra e liscia e una più ruvida sotto. C'è qui un bel. Ok, vediamo, la vediamo bagnata. Sì, c'è che scende e si allarga giù. Volevo spiegarvi due cose. Quando si pulisce una pietra, specie piccola, cioè sì, specie piccola, bisogna stare attenti. Diciamo che se il trapano gira così, in una pietra come questa, si può lavorare dalla metà in su, in questa maniera. Perché se io andassi troppo in là, ci sta che me la porta via, pum, e me la spacca. Invece lavoro la metà, poi rigiro la pietra e faccio l'altra metà. Questo anche nei bordi, in giù per la sua metà, giro la pietra in su, così in questa maniera sono sicuro che non me la può spaccare la spazzola e non mi scappa. Un'altra cosa è di non insistere tanto in un punto, anche se c'è parecchia argilla, e si sente al tatto quella che abbiamo in mano, se diventa troppo calda, di aspettare un pochino che si raffredda, perché anche il surriscaldamento di queste pietre qui le può far schiantare. Questa è una bellissima pietra che ho trovato nel fiume, già intravedevo una specie di pozza e non uscita, molto bella perché è un'arenaria, devo ancora finire di pulirla, da fondare, viene con tutte le sue stratificazioni, molto bella. Ha un 1 e 2, eventualmente ce li ha, proprio ci sono le righe bianche, non so se si vedono, che entrano
diciamo in un laghetto in mezzo alle montagne, e ce n'è uno in discesa che un'uscita molto bella, quando poi sarà lavata, due affluenti che riempiono un lago e un'uscita, come è natura poi. Devo finire di pulirla, quando è pulita sicuramente vengono fuori tutte queste bellissime stratificazioni. Gran bel pezzo questo. Aiutarmi a ammorbidire le pietre, le metto in acqua un paio di giorni, un giorno, poi dipende dal loro potere di assorbire per poter pulirle meglio, in modo che ammorbidisce l'argilla che c'è addosso. Anche questa è una bella pietra. Può studiare pietra riparo, molto interessante sto beccuccio. Potrei anche pensare di fare una pietra in questa maniera, ma per me perde. Così, di che sa. Anche per fare la base, scusate, ma così già bella è fatta. Questo è il suo fronte. Magari un po' alzata così, invece di metterla così. Bella. Questa pietra è abbastanza interessante. Mi piace questo piatto e la collina. Sembra proprio un vulcano. Sì. Poi di molto bello ci sono queste inclusioni. Sono interessanti. No, ma ciò che mi affascina è che è tutto un blocco, non ha righe, non ha rotture che si sono saldate dalla calcite, dal calcare, dalla calcite dal tempo, è tutto un pezzo, forse questo, ma questo è più un segno, mi sembra. Molto bella. Corpo unico, così difficile trovarla. Liscia e compatta sotto. Bene, bene, bene. Un bel vulcano. Ora spazzolo la pietra bella, eh? Purtroppo è molto dura, devo. Ma che bella però. C'è una grotta, una galleria. Qua in cima c'è un laghetto, un altro laghetto, un'uscita. Lo metto un po' a bagno. Ecco, intanto che quelle e quest'altro sono in acqua spazzolate, ora siccome c'è da migliorarne l'altra spazzolatura, ne ho portate qui altre. Solo pulendole, anche se l'estetica ti dice che hanno una forma, bisogna vederle pulite. Cioè, sono già belle così queste pietre, però questa è molto particolare, non so se si notano. È formata da tante stratificazioni esterne. Bisogna vedere dentro. Se fosse così anche dentro, può essere policroma e oppure ha tutti questi movimenti di depositi che con l'arco del tempo si sono formati.
questi sono, questa è sabbia solidificata, penso del profondo mare, del mare della preistoria, perché c'è dentro dei fossili, sono delle piccole conchiglie e sono piacevoli le forme, che dopo pulite diventano più scure, ovviamente perché sono state esposte al sole lì dove le ho raccolte, e dopo invece appaiono queste. Ho scelto tre pezzi a caso per vedere quando si puliscono come possono cambiare, se no come al solito la regalo. Di questo invece è cambiato poco, però c'è un animale, c'è sempre. Simpatiche le forme, pietre simpatiche, e arenaria si è solidificata, è diventata dura, e anche la spazza, avete visto, non si rompe, tutte queste inserzioni sono conchiglie, fossili. Guarda questa. Sono fossili per sicuro, perché so che dove l'ho allevati c'è stata una ricerca, appunto, essendo in collina, per i fossili.